Noi ci occupiamo di progettare impianti per lo stampaggio della lamiera. Praticamente realizziamo attrezzature che danno forma ai componenti di un'auto. Quello che normalmente guardano le persone che comprano un'auto, una porta, un cofano, un tetto, noi realizziamo tutto lo studio di fattibilità per far sì che questo sia realizzabile e industrializzabile. Certo, insomma molto molto interessante, condividiamo tutto questo tramite i canali, i profili social per rimanere sempre aggiornati. Ecco, abbiamo subito tutti noi uno stop, tanti professionisti e tanti settori differenti, e in qualche modo si cerca di dare una continuità al proprio lavoro tramite lo smart working, lavorando da casa qualora sia possibile. Come stai gestendo tu il tuo lavoro? Insomma, sei riuscito anche tu a dare una continuità, a rimanere in contatto con i tanti che già ti conoscono? Sì, noi siamo un gruppo di 32 addetti, stiamo lavorando da casa dal 20 di marzo, abbiamo iniziato ai primi di marzo passando i turni, successivamente al 20 di marzo ci siamo stoppati e lavoriamo in parte a casa, in parte purtroppo usufruiscono della cassa integrazione. Stiamo ancora lavorando fino alla fine del mese, speriamo ancora di fare qualcosa nel prossimo, però ahimè il problema avviene da fine maggio, primi di giugno, dove non abbiamo più comunque ordinativi.